Libri.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Francesco Bevilacqua, scrittore che ama definirsi cercatore di luoghi, nei suoi immensi libri, possiamo dire, perché sono tanti gli scritti che parlano di natura, parlano di luoghi, parlano di cerca di sé. Proprio di recente a Platania si è svolto un evento del Festival delle Ranze della Filoxenia, dove tra l'altro è stata visitata la cascata della Tiglia. Quindi chiediamo proprio a Francesco Bevilacqua, scrittore e anche avvocato e tante cose, possiamo dire, qual è, diciamo, la sensazione e soprattutto qual è il messaggio che si vuol mandare proprio con questi eventi e con la natura stessa. Ma il nostro festival, il Festival delle Erranze e della Filoxenia, è stato ideato per ridare dignità ai luoghi e alle comunità che li abitano. Intendo soprattutto i luoghi dell'interno, i luoghi dello spopolamento, dell'emigrazione, della oceanizzazione, cioè del trasferimento delle persone, delle famiglie dai luoghi dell'interno, di montagna, dai piccoli paesi alle città di pianura. Ecco, questi luoghi che per secoli hanno sostenuto la vita delle pianure, perché in Calabria, come in tutto l'Appennino, la maggior parte delle derrate alimentari, le economie venivano dai luoghi di montagna, e per secoli hanno sostenuto la vita nelle pianure, adesso rischiano di essere sopraffatti dalle città di pianura che fagocitano le popolazioni. Quindi evitare lo spopolamento si può fare in un solo modo: si può fare riportando la gente che abita in quei luoghi e la gente che non abita in quei luoghi, quelli che noi chiamiamo erranti, riportarli a visitare questi luoghi e a riconoscerli. Ecco perché dico luoghi perduti, luoghi antropologici un tempo vissuti, come la cascata della Tiglia, dove siamo andati a fare il nostro pellegrinaggio della memoria, che poi invece vengono completamente dimenticati. Ecco, il festival e tutte le iniziative del festival hanno questo minimo comune denominatore, che è quello che io ho definito con un piccolo motto: se gli abitanti diventano erranti, cioè vanno via, dimenticano o proprio si eclissano da quei luoghi, gli erranti, cioè coloro che vengono da fuori, si faranno abitanti.